Allora, Monica Lestini giudicata questa, che tra l'altro già tu sei stata la migliore in campo scorso anno quando giocava nel Messina Volley. Quindi ribadiamo questo migliore in campo, sei stata oggi quella che ha trascinato il Santa Teresa nella vittoria soffertissima contro un Lamezia veramente agguerrito. Ti do il premio. Grazie. Limone Gioielli, il nostro sponsor. Le domande tecniche io, come capirai, non ne capisco tanto di pallavolo, quindi per questo mi appoggerò alle domande di, del nostro, una vecchia gloria della Ionica maschile di Santa Teresa, un ex palleggiatore. Carmelo. Beh, io mi voglio soffermare su un aspetto stasera, su quello della ricezione. Noi innanzitutto complimenti, stasera l'abbiamo visto veramente alternare in attacco dei colpi di grande classe, però forse in ricezione hai avuto qualche difficoltà di troppo. Confermi questa mia impressione, cosa pensi ci sia eventualmente da registrare in questo fondamentale? Hanno battuto molto molto bene e per me, devo dire la verità, sono soddisfatta di non aver preso ace. Per me l'importante era tenere la palla e non prendere il punto diretto, poi se la palla fosse andata proprio al centro del campo in testa al palleggiatore non era la mia priorità. Preferivo far giocare le mie compagne piuttosto che magari rischiare uno slash dall'altra parte della rete o un ace. Perciò ho preferito tenerla magari anche più staccata, perché erano battute molto forti. Benissimo. E poi un'altra cosa che io ho sempre invidiato a voi bande ricettrici, cioè la fase della transizione dalla ricezione alla fase dell'attacco. Tu, scusa, che sei un'esperta. Vieni a fuori di camera, Monica, vieni qua. Ecco, bravi. Tu sei un'esperta in questo fondamentale, oltretutto so che sei una beacher, quindi molto brava anche sulla spiaggia. Secondo te è allenabile questa fase di transizione, questa capacità di ricevere e allo stesso tempo di attaccare, oppure è un talento naturale? Ah no, basta allenare la velocità nei piedi, la reattività. Per me è una cosa allenabile, poi se si parte da una buona base ovviamente aiuta, però è migliorabile. Ok, molte grazie e complimenti. Grazie mille. Grazie Monica, grazie, complimenti soprattutto grazie per mille il cane. Ancora. Prego, prego, questo ora lo puoi lasciare, era uno scherzo, comunque facciamo noi sempre. Sto scherzando. Ciao. Come si chiama il cane? Kabir. Ah, Kabir, il nome di Kabir? Vuol dire il grande. Ah, ok, quindi in l'attore, arabo. Chi era l'attore? Kabir Bedi. Kabir Bedi. Quindi era il grande. No, ma non ci siamo ispirati a lui. È il nome grande. Il grande che poi è mezzo centimetro comunque. In realtà è il nome di un vino, un moscato di Alessandria. Ok, quindi il nostro regista, poi lo faccio, lui sta lavorando. Grazie, grazie, grazie. Arrivederci. Buona giornata.